Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio di Doran Red. Vedete, come vedete siamo ritornati con Europa Universalis 4. Bene, l'ultima volta ci siamo lasciati con la conquista di Rodi. Come vedete abbiamo anche 12.000 uomini a difendere lì in caso di rivolta, visto che il territorio l'abbiamo conquistato da poco. Nel tempo che comunque si faccia il core al 100%, che il territorio non è... che il territorio è al 100% nostro. Bene, mentre, vabbè, comunque Rodi, il tempo che finiamo, confermiamo il core grazie a questo giovanotto che vedrete nella mappa, guardate, questo qui, che sta fabbricando il core, cioè non fabbricando, sta costruendo il core. Comunque, vabbè, ci siamo lasciati che i nostri obiettivi erano di conquistare Mantova e conquistare tutti questi territori, Ragusa. Ragusa attualmente è molto complesso farlo, cioè è impossibile, per il semplice fatto che Ragusa è garantita dagli ottomani, quindi ci possono fare leggermente male, insomma. Poi per quanto riguarda il resto, si potrebbe fare, ad esempio, attaccare Bosnia, anche se alleato con l'Ungheria. L'Ungheria non ha così tanti uomini per competere contro di noi. O almeno... comunque se i nostri alleati vengono ad aiutarci non ci sono problemi. Caso possiamo anche confermare e vedere anche chi viene ad aiutarci. Vediamo un po'. Allora, se dichiariamo guerra nessuno dei nostri alleati viene ad aiutarci. Proprio stronzi sono. Ah vabbè, ma perché... ma prima cosa vediamo quanti anni ha. Un attimo solo ragazzi. Questo è molto più importante. Ha 61 anni, quindi non conviene. Allora, vediamo questo tizio. No, ha 30 anni, ok. Quindi in teoria potremmo dopo farlo rimanere ancora, però perdiamo punti della Repubblica. Va bene. Noi siamo avanzati nella tecnologia militare, se non mi sbaglio, se non ricordo male. A livello tecnologico non siamo messi, non siamo uno dei paesi indietro, anzi addirittura siamo avanti. Comunque, a parte questo ragazzi, sarà molto dura giocare a Venezia, ve l'ho detto già, perché comunque la maggior parte dei stati, essendo parte del Sacro Romano Impero, sarà un problema. L'unica cosa positiva è che comunque la nostra nazione non è molto debole, come si possa pensare, anzi addirittura è molto forte. Quindi siamo un po' tranquilli. Il problema è un altro, che comunque trovo difficile espandermi. Non so sinceramente dove andare, devo aspettare che l'Italia comunque esca da Sacro Romano Impero e posso espandermi lì. Comunque guarda, facciamo andare un po' più veloce il tempo. Il tempo che ci si organizza bene è tutto. Allora, local, io preferirei questo qua, che aumenta il 25% delle nostre difese. In teoria noi prendiamo un bel po' di soldi. No, non proprio. Ma proviamo anche questo altro, questo è il problema. Però non voglio spendere punti. Aspettiamo. Oh, prendiamo 20 prestigio, minchia. Buono, ottimo, ottimo. Questo è molto positivo. Ci aumenterà molte cose, perfetto. In teoria stavo pensando di aumentare quello militare. Problema che prendono tantissimi soldi. Però vai, facciamo così. Cerchiamo di aumentare questi punti, visto che non siamo nemmeno in guerra. Direi di abbassare il morale delle navi. Quello dell'esercito non conviene perché... possono nascere rivolte qui ed è un grave problema. Per il momento rimaniamo navi e uomini qui, tanto non siamo in guerra né niente. Vabbè, abbiamo tre territori che sono ortodossi. Vediamo un po'. Il fatto che è stranissimo che la Bosnia, Serbia e Ungheria si siano alleati. Cioè non so nemmeno se la Serbia, la Serbia è alleata solo con Bosnia. Molto strano come cosa, perché di solito Bosnia e Serbia si odiano e l'Ungheria sinceramente non ho mai visto allearsi con questi due paesi. Vabbè, ah, l'unico problema è che mi serviva Mantova e sinceramente dovremmo un po' aspettare. Sta cosa è fastidiosa, però vabbè, ci proviamo, ci proviamo. Possiamo togliere il territorio dall'impero romano, non sarò mai impero, però attualmente non voglio. Sinceramente ero più interessato ad entrare che a uscire. L'Austria ci vede... non ci vede così male. Però non accetterebbe mai un'alleanza, ovviamente.
Però Boemia è alleato a, come nemico, Ungheria, cosa che abbiamo anche noi. Infatti dovrebbe, infatti... Stavo pensando... Io direi potremmo anche annettere uno dei vassalli a sto punto, visto che dobbiamo stare fermi. Vediamo un po', miglioriamo queste relazioni con questo paese e poi facciamo una bella alleanza con Boemia. Tanto potrebbe aiutarci contro l'Ungheria. Assolutamente potrebbe darci davvero una grande mano. Vediamo un po'. Il problema è che comunque la situazione è sempre difficile per l'espansione del Sacro Romano Impero. Scusate, comunque ero interessato a conquistare territori italiani che quelli della Bosnia, sinceramente. Però vediamo un po' cosa fare. Abbiamo tanti casus belli, sì. Tra Mantova e gli altri territori di Bosnia. Vediamo un po'. Abbiamo un po' di pazienza e vediamo cosa fare. Importante che ora abbiamo anche Rodi. Quindi annesso Noxos abbiamo le isole greche sotto comando, a parte questa qua che appartiene a Genova. Questo è un po' fastidioso, tra virgolette. Vabbè, no, non è proprio un problema. Ok, abbiamo il core in quel territorio. Possiamo fare anche questo. Ok, così prendiamo più vantaggio territorio. Ah, ok, non abbiamo punti, giustamente. Abbiamo appena speso per la tecnologia. Prossimo a livello 5 dovremmo sbloccare la nostra prima idea. Più che altro ancora non ho deciso cosa sbloccare. Però vabbè, siamo all'inizio, quindi possiamo andare con calma. Allora, fabbrichiamo questo core. Ok, direi di un attimo aumentare il morale delle navi. E ci sta. Prendere le unità e tornare a casa. Vediamo un po'. Anche se la rivolta è comunque alta, però in caso il paese va. Cavolo, questa cosa non ci voleva. Andiamo a Dalmazzo prima cosa. Mettiamo le unità là. Ok, abbiamo perso uno di stabilità. Perfetto. E non abbiamo punti per aumentarla, giustamente. Ah, che palle. Questa cosa dei vassalli era un po' fastidiosa perché questi vassalli sono deboli in teoria. Cioè non sono così forti, però questo della stabilità bassa è un problema. Aumenta il rischio di rivolte, porco Giuda. Mamma mia, questo è un grave problema. Boema è diventata molto forte. Vabbè, dobbiamo un po' aspettare. In guerra comunque non ci possiamo andare, quindi dobbiamo aspettare un attimo questo caso della stabilità. Troppi punti amministrativi sto spendendo. Dai, che palle. Direi di aumentare al massimo la velocità, perché visto che attualmente siamo fermi un po', abbiamo un po' di problemi da risolvere, cercheremo di risolvere il più presto possibile. Però ci servono punti assolutamente. Abbiamo persi troppo. Ok, dobbiamo portare le relazioni al 190 e vedere se possiamo annettere Naxos. Almeno questo vassallo lo togliamo. Abbiamo troppe relazioni, sinceramente. Poi sono interessato all'alleanza con Boemia. Dai, facciamo velocemente. Come vediamo, l'unica cosa positiva è che abbiamo buoni alleati. Non so se Savoia... Ok, no, 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 va bene, va bene, va bene. Savoia è alleata con la Francia, quindi siamo a un buon punto, direi. Dai, vediamo un po' come gestire questa situazione. No, perderate la stabilità? No, per favore, già siamo in rovina. Ho tantissimi soldi. Qui cosa ci permette di fare? Ah, ok, questo sarebbe utile. Perché ci dà un missionario in più e ci dà la probabilità di... non so se dà la... No, vabbè, no, 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 non è lui. Non mi sbaglio, è il papato. Che ce l'ha la Francia in mano, ovviamente.
come al solito. Comunque direi tra poco possiamo anche rallentare un po' la velocità, che manca pochissimo per le relazioni con Naxos. Ungheria che fa... Ok, ce lo possiamo tenere un altro anno, direi un po' di perdere questi punti, però almeno abbiamo un buon dog per adesso. Serendog Ottavio. Ha 34 anni, quindi potrebbe durare un bel po'. 2-5-2, quindi ci dà il vantaggio di prendere più punti possibili. Infatti, ora prendiamo un botto di punti. Ok, vediamo se possiamo aumentare la stabilità. Ok. Direi di prendere più prestigio, sinceramente. Qua vedo che la questione delle rivolte sta aumentando. Direi di mandare i nostri uomini, allora. Solo che... un attimo rallentiamo la velocità e andiamo a fare anche sta cosa con Naxos. Annetti vassallo. Ok, perfetto. Per un po' prendiamo pochi punti perché stiamo annettendo il vassallo. Ovviamente servono punti per farlo. Quindi per un po' non prendiamo. Ah, cazzo. Bisanzio è in guerra contro gli ottomani. Questo non ci voleva. Anzi, è molto dura con gli ottomani. Gli ottomani si espanderanno tantissimo, mi sa. Il problema è che se cade Bisanzio siamo un po' nella merda. Nel senso che comunque, anche se è piccolo come paese, è l'unico che blocca la maggior parte delle unità. Cioè quello là più resistente, che ha una buona fortezza a Costantinopoli. Ma sinceramente è molto utile per tanti fattori averla in vita. Come vedo, la situazione non è così tragica, però vediamo un po' come riusciamo a mettere i piedi nel terreno qui. Ok, possiamo comunque chiamare il nostro diplomatico, che giustamente il territorio ora verrà annesso. Diplomatico. No, ho sbagliato. Ok. Stop. Siamo a rischio di rivolte. Ok. Quindi probabilmente a Rodi. Non so se è Rodi, sai, ho un dubbio. Non è che è qui. Impossibile Rodi, perché Rodi dovrebbe avere il claim all'impero di Byzantium. Non dice dove cazzo viene sta rivolta. Vabbè, vediamo un po'. Vediamo un po' come gestire la situazione. Non è molto tragica, però. Spero che le rivolte non siano su quell'altro, solo perché prenderemo svantaggio in battaglia se attacchiamo noi. Oh cavolo, Bisanzio è caduto. La caduta di Bisanzio non ci voleva, porco Giuda. Vabbè, raga, siamo un po' nei guai. Siamo l'unico paese, a quanto pare, che è rimasto qui. Oh, cosa è successo qui? Glass, ok, possiamo produrre glass industry, cioè vetro, da come ho capito, sì. Più del mercantilismo, direi questo qui forse. Forse è meglio. Ok, abbiamo più truppe che probabilmente infatti sono troppe. Queste qua possiamo toglierle. Le navi invece le terrei, che non dovremmo superare, infatti abbiamo giusto il limite delle navi. Vabbè, come vedete ragazzi, siamo messi bene adesso. Il problema è che non voglio che scoppiano rivolte per questa cazzo di religione. Troppo gli ortodossi sono fastidiosi, anche se sono entrambe le religioni cattocristiane. Perché abbiamo, ecco, la tolleranza troppo alta. È questo che ci dà problemi. Vabbè, dobbiamo stare un po' allerte qui con le rivolte. Ok raga, come vedete, ora siamo un po' nei guai con questa cosa che gli ottomani sono diventati più grossi. Di permettere anche a loro una buona flotta. Questi 9.000 uomini li rimango qui, ovviamente, perché ci serviranno un po' qui, anche in Italia. Però ho preoccupazioni per questa parte.
Allora. No, no, aspetta, non ho sbagliato. Rimaniamo qui. Semplicemente le navi le rimango in questa zona. Siamo nel porto di Naxos. E così appena gli ottomani vorrebbe fare un azzardo di attaccarci, no, potremmo proteggerci. Cazzo, meno 10% di efficienza produttiva. Non è una cosa buona. Però vabbè, non è così grave però. Perdiamo sempre qualcosina. E infatti, ora prendevamo 1.30, ora 1.19. L'unica cosa positiva, ragazzi, è che per quanto riguarda le truppe, la tecnologia militare stiamo avanzando tantissimo. Quindi siamo messi bene. Ora in teoria potremmo fare già alleanze. Non mi interessa di perdere uno di diplomazia, tanto prendiamo 8 punti. Io voglio questa alleanza con Boemia, che sinceramente mi servirà. Quindi farò questa alleanza. Ci terrei a mantenerla. In teoria, visto che Boemia, come me, vede il rivale Ungheria, in teoria dovrebbe entrare in guerra, se non mi sbaglio, non voglio dire una stronzata. Però in teoria c'è proprio... No, invece, nessuno entra in guerra, non capisco. Ecco, appunto, avevo indovinato, appunto, per fortunatamente. Però è strano Bisanzio, in quel punto... Cioè, vabbè, sì, sono sempre sui territori, tra virgolette. Però, in teoria, sarebbe proprio la greca, questo punto greco. Rodi, diciamo. Vabbè, comunque torniamo. Portiamo le nostre truppe, la rivolta è finita. Dovremmo stare un po' tranquilli per un po'. E torniamo a Dalmazia. C'è rimasto l'ultimo vassallo, che sarebbe Corfu, che non credo che nemmeno nel prossimo episodio annetteremo. Comunque per adesso abbiamo reputazione meno 1, se non mi sbaglio meno 2. No, meno 3 proprio, perché abbiamo annesso il nostro vassallo, quindi non è ottima come cosa, però vabbè. Per adesso ci manteniamo su questa strada. Ho visto che Milano e Svizzera sono in guerra. Svizzera contro Milano. Cioè, non alleate Svizzera. No, in teoria Milano e Svizzera sono in guerra, entrambi contro questo paese. Allora, questa guerra, ti giuro, mi conveniva. L'Astra non viene in guerra, davvero? Davvero non viene in guerra? Cioè, raga, aspettate. Penso che qui questa guerra ci convenga. Cioè, se non viene l'Austria è ottima. Cioè, sta scritto che non arriva, quindi non credo che il gioco impazzisce, fa fare una guerra a cazzo. Cioè, ovviamente io ci voglio entrare. Vediamo un po'. O perché in Italia ci sono problemi che si sta separando già. C'è la X che non entra in guerra. Proviamo. Non dovremmo essere in guerra contro l'Austria. Ok, perfetto ragazzi, perfetto. Perfetto ragazzi. Siamo in guerra contro Milano. Milano, scusatemi. Mantova e l'Austria non entra in guerra. Questa cosa mi garba tantissimo, Siamo stati fortunati. Ah, ok, c'è il generale. Dobbiamo eliminare questi soldati subito, prima che ricrescono i soldati e ci fanno male. Ok. Passiamo qui. La guerra è durata pochissimo, però ci ha portato ottimi vantaggi. Sono contento, almeno questa cosa. Va bene, siamo in guerra e tutto va bene. Oh cazzo, Boemia contro Ungheria. Ok, accettiamo ragazzi. Ok, siamo in guerra contro l'Ungheria. Un vantaggio. Direi di mantenerlo ancora, tanto abbiamo punti di... punti repubblicani, la tradizione repubblicana. Quindi siamo 3-6-3, quindi prendiamo moltissimi punti, perfetto ragazzi. Wened, cioè... direi questo, ci sta.
Ah, ora possiamo cambiare addirittura le truppe. Finalmente abbiamo le nuove truppe, ragazzi. Io direi di andare su Longbow, perché ultimamente siamo noi quelli che attaccano. Bene, come detto, l'Ungheria ci sta attaccando. Speriamo che questa guerra ci porterà un vantaggio. Ecco, come pareva, gli ottomani hanno dichiarato guerra anche alla Serbia. È in guerra contro Serbia, Ungheria e Bosnia. Sì, ma non capisco un senso, aspettate. Perché Boemia ha dichiarato guerra quando gli ottomani hanno attaccato, porco Giuda? Ci fa andare... Come in guerra contro l'Austria? Ah, Boemia, porco Giuda. Ecco perché non è entrato in guerra, forse. Ecco, ora capisco. Che palle. Questo non ci voleva. Stai in guerra contro Mainz e noi. Ragazzi, ci ha messo un po' nei guai questa Boemia di merda, però. Però vedo che la Polonia è alleata a noi. No, la Polonia non è alleata a noi. Porco Giuda, raga. Questo non ci voleva. Ma no, l'Ungheria non ricorda. È alleato con l'Austria, minchia. È vero, mi sono dimenticato di questo particolare. Vabbè ragazzi, guarda, io direi di conquistare Mantova. Appena finita la guerra contro Mantova e prendiamo il loro territorio, annettiamo ovviamente Mantova. E ci fermiamo appena conquistato Mantova. Nel prossimo episodio combatteremo contro Austria, Ungheria, Bosnia per la conquista di non so cosa. Vediamo un po'. Vediamo chi ha attaccato, penso probabilmente loro. Per la conquista di Erzgebirge, che sarebbe questo territorio, ok. Credo che siamo un po' in svantaggio, perché la Boemia non ha truppe, quanto vedo ne ha 15.000 qui. Aspettate, sì, 15.000, però ho visto che combattevano 31.000. Quindi in teoria sono il pezzo grosso di questa armata in questa guerra, vabbè. Ok ragazzi, distruggiamo un attimo Mantova, cioè eliminiamola dalla mappa, so for peace. Mantova per noi, ok. Ora Mantova è nostra. E ci facciamo anche il core. Quanti cazzo di punti prende? Vediamo quanta espansione aggressiva c'ho. Un bel po', vabbè, non fa niente ragazzi, Mantova ci serviva e siamo diventati più grossi. Bene ragazzi, ci fermiamo qui. Questa giornata è stata interessante. Abbiamo visto gli ottomani aggressivi alla conquista di maggior parte dei territori in Europa, della lato della Grecia e svariati, comunque in quella zona. Come avete visto, io ho annesso comunque Naxos e abbiamo tutte le isole greche tranne quella qui che è a Genova. Il resto è tutto nostro ovviamente. L'unica cosa, sono felice di aver conquistato anche Mantova. Abbiamo avuto l'opportunità. Però non sono felice di questa guerra, perché ci porterà svantaggi. A quanto pare Boemia sta perdendo e in guerra siamo io, Boemia, Corfu. Quindi siamo svantaggiati. Spero che non mi costerà truppe, tantissime truppe in questa guerra e territorio, almeno spero. Bene ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio. Alla prossima e speriamo che la guerra la vinciamo noi.